Adesso facciamo la nostra tappa nel campionato di seconda categoria. Sant'Onofrio Calcio protagonista questa sera con l'allenatore Luigi Naccari. Buonasera mister, ben trovato qui. Ciao, su Stadio buonasera, buonasera, buonasera a tutti gli sportivi, buonasera a voi. La voce immagino che sia squillante grazie anche al 4-1 di ieri. No, ma è squillante lo stesso perché è una squadra giovane, stiamo facendo un gran bel lavoro, una grande società alle spalle, stiamo lavorando bene, tutti del posto ragazzi, tranne qualcuno. Abbiamo avuto all'inizio qualche intoppo di amalgamo dei giocatori, però alla fine ci siamo riusciti tutti insieme a prenderci le nostre soddisfazioni, di cui noi meritiamo la classifica. Siamo secondi in classifica, terzi, vedendo la classifica oggi. Siete terzi a pari punti col PSG e con PSG il San Costantino, che oggi sono stato là per termine la partita. Oggi una bellissima partita, oggi ho visto con un 2-2 molto emozionante. Comunque dai, è la categoria, un bel girone quest'anno. Io l'anno scorso non ho allenato e ho visto e seguivo la squadra da fuori, seguivo il girone dall'esterno perché è un girone che mi compete della nostra zona, però quest'anno vedo molte squadre che sono effettivamente molto 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 forti. Oggi ho visto una bellissima partita a San Costantino, tra l'altro Nicola. Sì, no, sì, dicevo, lei ha detto prima abbiamo una squadra fatta di ragazzi del posto, e questo credo nel corso delle settimane, parlando delle realtà di seconda categoria, è una cosa bellissima, credo, perché si va a dimostrare ancora di più quanto sia importante, sì, da un lato il ruolo sociale, sì, che queste squadre rivestono. Sant'Onofrio ha 3.000 abitanti, vicinissimo Vibo Valentia. Io ho sempre sostenuto, io sono un allenatore non di primo ordine, così io sono, è una vita dopo aver fatto tanta trafila di calciatore, prima categoria promozione e seconda categoria, dove io vivo qui a Sant'Onofrio, sono mister da 17 anni. Vi posso dire che questo è uno dei pochi anni in cui mi ritrovo 21 ragazzi di Sant'Onofrio e a lottare tra i primi posti del girone vibonese di seconda categoria. Questa è una grande soddisfazione non solo mia, prima parte della società perché ha fatto un gran bel lavoro. E 21 non sono mica pochi, eh. E 21. Io ho 21 ragazzi, su 24 ragazzi abbiamo solo 3 ragazzi fuori, Daniele De Pasquale, Fortuna e Germolè. Tutti gli altri sono del Sant'Onofrio e questo è un grande successo sportivo per il paese. E presumo che la domenica o al sabato, insomma, ci sia anche abbastanza seguito a questo punto. Sì, sì, anche se ancora queste partite che ci sono su Sky, veniamo sempre dimezzati le nostre partite, questa è una pecca per il calcio dilettantistico, però è un grande successo sportivo, perché la società, con un progetto partito da 3 anni, sta portando avanti davvero con grande soddisfazione tutto il resto per mettere in atto tutti gli sportivi del paese e dintorni, però del paese in modo particolare, per dare davvero un cambiamento radicale di cui noi siamo partecipi, genitori e sportivi nati, a cercare di portare davvero avanti questo sport, perché è una cosa bella. Io l'ho fatto da giocatore da piccolo, trasmesso con il figlio che gioca con me nella squadra, per cui per me è una soddisfazione ancora doppia. Comunque dai. Mister, l'ultima domanda che le faccio, quest'anno il primo posto evidentemente non si può più prendere, la Conia Spartans vola. È una squadra blasonata. vola alla grande. Ma il progetto a medio e lungo termine del Sant'Onofrio è quello di continuare a scalare categorie, oppure si gioca pressione? No, è un obiettivo preciso che la società ha messo già in atto da quando ha iniziato a fare calcio qua la nuova società, da 3 anni, formata sempre da sottoscritto. Poi l'anno scorso io mi sono fermato, per due anni mi sono fermato qua e sono andato a allenare oltre, ma quest'anno fortemente mi ha voluto la società e fortemente sono rientrato, perché ho capito che il progetto è molto 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 interessante e stiamo avendo già dei frutti, per cui già per il prossimo anno siamo già quasi attrezzati per poter fare il salto di qualità, se non è possibile quest'anno, il prossimo anno. Bene, mister, grazie per essere stato con noi. Grazie alla prossima. A lei, grazie a lei, grazie a lei. Buona serata, arrivederci. Grazie.